Buongiorno a tutte e a tutti. Nel momento in cui vi parlo la situazione è ancora stabile, ma si registra un sensibile movimento per quanto riguarda le persone contagiate dal Covid. Lo vediamo soprattutto nella situazione a domicilio, dove sono aumentati di circa una decina le persone che appunto hanno necessità di essere isolate. Questo potenzialmente potrebbe essere una conseguenza del periodo prenatalizio, dove inevitabilmente ci si è un po' più mossi per fare le spese di Natale e quant'altro, e chiaramente si teme che ci possa essere un ulteriore aumento dopo una quindicina di giorni da quello che sono state le feste trascorse recentemente. Il fatto che tra qualche giorno si riprenda con l'inizio della scuola, con la didattica in presenza, seppur in misura ridimensionata, preoccupa molto tutte le istituzioni. Tutte le istituzioni e tutti noi abbiamo la necessità di orientarci e capire meglio come intraprendere questa importantissima fase della vita della nostra comunità. Per questo motivo ho voluto invitare qui con me i ragazzi delle nostre scuole, ho chiesto agli istituti di dare in rappresentanza per questo video un loro contributo e quindi lascio a loro la parola per spiegare quanto sia importante la ripresa della didattica e quali elementi nella ripresa della didattica siano da tenere in considerazione. Abbiamo fatto tutti un grande sacrificio in questo periodo, a partire dai ragazzi ma anche per esempio per gli adulti. A causa del lockdown sono stati chiusi i negozi, i ristoranti e la libertà, che all'inizio ci sembrava quasi una cosa scontata, adesso è diventata praticamente una necessità. Poteva magari anche andare peggio, perché il lockdown poteva avvenire 15 anni fa bloccati in casa con un Nokia 3310. Una cosa che accomuna tutti noi ragazzi è stata sicuramente in questi lockdown è la didattica a distanza. Una cosa secondo me molto utile, però preferiremmo tutti andare a scuola proprio per imparare meglio e avere il contatto fisico e verbale con gli insegnanti faccia a faccia. Uno dei nostri diritti, che era andare a scuola, ci è stato tolto, però fortunatamente la didattica a distanza ci ha aiutati a passare questo periodo. Posta di stare solo seduti sul divano, grazie alla didattica a distanza abbiamo potuto comunque continuare i nostri studi, però sicuramente tornare a scuola ci ha fatto bene all'inizio di settembre-ottobre. Purtroppo siamo dovuti ritornare in DAD, ma si spera il prima possibile di tornare di nuovo a scuola tra i compagni e gli insegnanti. Abbiamo tutti la responsabilità di superare la didattica a distanza, però bisogna ognuno mantenere il distanziamento e cercare di fare tutto il possibile per far sì che finisca questa situazione. Gli abbracci, i saluti mancano a tutti noi, ma ragazzi, soprattutto in questo periodo, dobbiamo cercare di mantenere le distanze. Facciamolo per noi stessi e per il nostro futuro, sia all'interno della scuola che all'esterno. Oggi vi parlo dei dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine e igienizzanti per le mani. Le mascherine sono indispensabili per proteggere noi e gli altri da questo virus. È importantissimo utilizzare la mascherina correttamente, ovvero sopra il naso, e cambiarla frequentemente o igienizzarla. Mi raccomando ragazzi, è importante sempre mantenere le distanze anche nei luoghi della scuola dove siamo meno controllati, come vicino alle macchinette, vicino ai bagni. Ci vuole sempre responsabilità, sono tutti sacrifici che serviranno a superare questa crisi e vivere più tranquilli e felici, tornando alla normalità. Ai ragazzi che usufruiscono dei mezzi pubblici voglio dire di fare particolarmente attenzione, perché in queste occasioni il rischio è alto date le distanze ravvicinate, e per questo è fortemente consigliato mantenere le addebite distanze l'uno dall'altro e di mantenere la mascherina nel modo corretto, cioè sul naso e sulla bocca, e di mantenere le distanze anche con gli amici e i conoscenti. Al rientro a scuola è altrettanto importante igienizzarsi nel modo giusto le mani, o lavandosele oppure usando il gel fornito dalla scuola. Cerchiamo di affrontare questo sacrificio per sconfiggere questo virus e ritornare alla normalità. In ogni situazione buia nella storia del nostro paese, proprio il nostro paese ha trovato nella sua gente il collante per ricompattarsi ed andare avanti. Ieri come oggi il problema nazionale può essere non sconfitto, ma quantomeno alleviato proprio dalla sua gente. Il Comune di Acqui Terme vi chiede quindi aiuto ora a nonni, nonne, zii, zie,
madri e padri per un reclutamento generale della Protezione Civile nel periodo dall'11 al 31 gennaio 2021. Facciamo rispettare ancora per un po' le regole e ne usciremo presto.